I ferri del mestiere del greco. Beh, questo libro è meraviglioso perché lui, con la scusa di Erodoto, riflette sul mestiere del cronista in realtà. Quindi usa Erodoto come pretesto, ma anche come possibilità di spostarsi nel tempo. Lui lo dice a un certo punto, no? Lui, mentre sta descrivendo il contemporaneo, quindi le guerre a cui assiste, il disastro dell'Africa, della Cina piuttosto che dell'India, in realtà è come se in parallelo ci facesse sentire che non è cambiato niente, che gli esseri umani continueranno a massacrarsi tra di loro per religioni, per credi, per fedi, per politica, per ideologie, che a un re succederà un altro re, come a un dittatore ne succederà un altro. È un po' un viaggiare senza speranza, che secondo me è la dimensione del cronista. Persiani. Persiani, le imprese che Ciro e Cambise e mio padre Dario compirono, i popoli che conquistarono, è inutile ricordarli a voi che ben li conoscete. Ed io, da quando ho ricevuto questo trono, mi sono preoccupato di non rimanere inferiore a coloro che furono prima di me in questa carica e di non aggiungere meno di loro all'impero persiano. Per questo io ora vi ho convocati, per riferirvi quel che penso di fare. Voglio gettare un ponte sull'Ellesponto e far passare. Io ci entro con l'idea, innanzitutto mi deve piacere la storia, cioè non potrei leggere qualsiasi cosa, mi deve piacere l'autore, devo esserci dentro, devo sentire che è mio, che è mio, che io sono suo, diciamo. La seconda cosa è che bisogna essere molto delicati, secondo me, bisogna andare in punta di piedi, bisogna essere discreti, non bisogna fare l'interprete, non ti devi mettere a recitare, tu sei uno strumento, no? Sei un mezzo per far emergere la storia, per far emergere il linguaggio, il vero linguaggio è dell'autore che l'ha scritto, non sei tu, tu sei un mezzo, uno strumento. Entriamo nel campo dell'immortalità, quindi è un momento molto difficile. Poi questa camera che mi riprende è doppia, no? Perché anche qui resterà per sempre. Sono delle cose che non esistevano un po' di tempo fa. Quindi c'è un po' di emozione quando si entra in un posto dove si sta dando la propria voce all'eternità.